Yoxotot, che ce frega se blasfemo, noi c'avemo Yoxotot. Ben ritrovati, miei blasfemi amici. Oggi tratteremo non del solitario di Providence, ma in senso più ampio della narrativa queer dalla quale erano approdati alcuni dei suoi più famosi racconti. Celebri autori come Robert E. Howard, William H. Hodgson, Algernon Blackwood si sono cimentati nelle avventure letterarie di detective alle prese con veri o presunti casi soprannaturali. Ci troviamo quindi in una linea di mezzo fra la narrativa gotica e quella pulp degli anni 20 e 30, storie pittoresche intrise nel macabro e nel weird che purtroppo non sono giunte all'attenzione del pubblico mainstream e che oggi in larga parte sono relegate all'interesse degli appassionati. Tuttavia, si tratta in molti casi di storie dall'indubbio valore letterario, come nel caso dell'indagatore del mistero Thomas Carnacki di Hodgson, già autore della Casa sull'Abisso che trovi spiegata in questo canale. Il detective dell'occulto, fin dagli albori, accompagna la figura dell'investigatore tradizionale. Pensiamo al caso di Auguste Dupin, dell'omicidio nella stanza chiusa dall'interno, o a quello del mastino dei Baskerville di Sherlock Holmes, dove il soprannaturale veniva tirato in ballo per spiegare accadimenti apparentemente insolubili. I detective dell'occulto sono investigatori più o meno professionali che in maniera incidentale entrano in contatto con elementi soprannaturali nei propri casi, oppure dei medici che hanno per qualche ragione esperienza o conoscenza in materia occulta che permettono loro di risolvere casi misteriosi. Solo in seguito nasce una vera e propria professione di detective dell'occulto. Si tratta di soggetti che svolgono effettivamente la professione di indagatori nei casi che hanno una marcata presenza soprannaturale e che possono risolvere grazie alla loro specializzazione. In questo video non tratterò degli appartenenti moderni a questa categoria come Dylan Dog, John Constantine e Harry D'Amour di Clive Barker, né l'ultima celebre Abraham Van Helsing, ma dei detective weird di fine 800 e di inizio 900, figure suggestive e ispiratrici dei loro moderni epigoni. Siccome i detective weird della narrativa pulp sono davvero tanti, molti di più di quelli che potresti pensare, ho scelto di trattare soltanto quelli che sono apparsi in varie opere e sui quali ho trovato abbastanza informazioni. Se invece sei interessato alle vicende dei detective tradizionali alle prese con orrori soprannaturali, ti metto in descrizione il video di Sherlock Holmes contro i miti di Cthulhu. Se vuoi sostenere questo canale, ricordati di cliccare sulla campanellina per restare aggiornato sui nuovi video. In descrizione trovi il link per il Patreon del canale, al quale puoi iscriverti per richiedere video personalizzati in ambito lovecraftiano. Se ci tieni, puoi fare delle piccole donazioni con PayPal o Ko-fi per aiutare questo canale a mantenersi. Grazie a Emanuele Ciampini, Bruno Bussa, Lorenzo Carbone e Pier Michele per il sostegno. Io sono Rosanna. Se vuoi, puoi seguirmi sul mio canale, Chiacchiere e Audiolibri di Rosanna Lia. Thomas Carnacki. Thomas Carnacki è un investigatore dell'occulto creato da William H. Hodgson, protagonista di sei storie pubblicate dal 1910 al 1912. Carnacki, il cacciatore di spettri, è un investigatore che viene convocato per affrontare fenomeni di poltergeist, possessioni diaboliche e altri eventi apparentemente soprannaturali, che a volte si rivelano tali, mentre altre delle elaborate truffe. Carnacki è un abile detective ferratissimo nel soprannaturale, tant'è che nel corso dei suoi casi menziona marginalmente innumerevoli altre vicende dal sapore tremendo e dai nomi coloriti con le diverse varianti del rito di Saaamaaa, che richiamano orrori lovecraftiani, maledizioni e mostri indicibili. Ferreo esempio di lotta contro il male, naturale e non, affronta fantasmi e mascalzoni per salvare la vita alle sue innocenti vittime e per dissipare il velo della superstizione che le terrorizza. In genere, il nostro detective si ferma nel luogo dove si dice avvengano dei fatti misteriosi assieme ai comprimari e li aiuta a ricostruire l'origine del problema e a difendersi dal male dilagante grazie alle sue enormi conoscenze dell'occulto. In questa ambientazione, sembra di capire, l'occulto è abbastanza riconosciuto come un problema tangibile, al punto che nessuno tratta Carnacki come un ciarlatano, ma tutti invece lo riconoscono come un esperto in materia. Praticamente tutte le storie di Carnacki iniziano allo stesso modo.
L'investigatore riceve a casa sua un gruppo di amici, Jessop, Arkwright e Taylor e il narratore, ovvero Hodgson stesso, con i quali trascorre amabilmente la serata. A un certo punto, terminati i convenevoli, mette in bocca la pipa e inizia a narrare loro un caso che ha affrontato e risolto. La narrazione è quindi sempre a posteriori, con un'insolita tecnica che non vede il lettore seguire passo dopo passo le vicende dell'investigatore, bensì ascoltarlo rievocare l'avventura unendosi alla platea di amici interessati a saperne di più sul caso. L'occulto, nei romanzi di Hodgson, è una materia riconosciuta come effettiva, almeno dai personaggi che appaiono nelle storie, al punto che vengono citati molti saggi scritti da indagatori del soprannaturale, le cui conoscenze vengono messe in pratica da Carnacki per risolvere i casi con effetti realmente concreti. La peculiarità delle sue storie consiste nel fatto che alcuni dei suoi casi comprendono effettivamente fenomeni soprannaturali, quali fantasmi, maledizioni, possessioni spiritiche, mentre altri non sono che elaborate truffe costruite a partire da superstizioni, folklore e arzigogolate messe in scene. Altro caso particolare, non sempre le incognite vengono risolte. Alcuni misteri rimangono tali, con l'indagatore che riesce a dare soltanto una spiegazione di massima oppure non dimostrata del mistero affrontato. Carnacki, proprio come lo spettatore, a inizio della vicenda non è in grado di determinare se il fatto con cui ha a che fare riguarda un mostro infernale o soltanto una banda di truffatori abili nei trucchi e, mano a mano che si immerge nel caso, è effettivamente colpito dalla paura di trovarsi di fronte a qualcosa di soprannaturale, così come dal dubbio che non tutto sia come sembra. Carnacki si impegna in prima persona per difendere le vittime dei fenomeni occulti o, come le chiama Hodgson, le mostruosità esterne, spesso mettendo in pericolo la propria vita. In questa ambientazione esistono infatti delle forme di vita sostanzialmente psichiche che aleggiano minacciose negli spazi esterni ai pianeti e che in qualche frangente riescono a intaccare la vita o la mente di qualche sventurato con la loro presenza minacciosa. La principale difesa di Carnacki è il cosiddetto pentacolo elettrico, un dispositivo dal funzionamento elettronico che assolve agli scopi di protezione degli occupanti dalle presenze soprannaturali. Questo è una delle principali protezioni contro poltergeist e influenze di esseri di altri mondi. Nella cultura popolare. Carnacki è protagonista di molte altre storie scritte da altri autori, come The Diogenes Club di Kim Newman e The Adventure of the Antiquarian's Niece di Barbara Hambly e The Adventure of the Haunted Library di August Derleth. La storia Il cavallo dell'invisibile è stata adattata nel 1970 in un episodio della serie TV The Rivals of Sherlock Holmes. In una storia di Doctor Who del 2002 compare come alleato del secondo dottore. Nel fumetto di Sergio Bonelli editore, I tre uomini che risvegliarono Cthulhu, Thomas Carnacki è uno dei protagonisti e si unisce ai tre personaggi del romanzo Tre uomini in barca per contrastare il risveglio di Cthulhu. Costituisce, per quanto mi risulta, l'unico caso italiano di utilizzo del personaggio. Nella serie a fumetti La leggenda degli uomini straordinari compare nella formazione del team del 1910. John Silence. John Silence è un personaggio creato da Algernon Blackwood per la raccolta John Silence, Physician Extraordinary. Questo Physician Extraordinary è un dottore che indaga sui misteri soprannaturali come dottore detective e come detective divinatore. Miles Penair. Miles Penair è un personaggio creato da Marguerite Lawrence. Si tratta di un dottore psichico che risolve casi apparentemente inspiegabili grazie all'aiuto di fantasmi amichevoli. Simon F. Simon F. è il protagonista di una serie di racconti scritti dall'occultista Aleister Crowley, pubblicati tra il 1917 e il 1918, oltre al romanzo Moonchild del 1929 e a tre storie postume. Egli viene rappresentato come un mistico, un mago e un grande detective versato sulla psicologia. Le storie vertono in genere su un crimine apparentemente irrisolvibile che viene poi risolto dalle capacità magiche e logiche di If.
Professor Arnold Rimer. Arnold Rimer appare in una serie di racconti di Ewell Key del 1920-21. Si tratta di un dottore britannico che affianca Scotland Yard in vari casi intrisi di mistero. Viene descritto come un uomo alto e agile che unisce doti deduttive alla Sherlock Holmes a capacità da acchiappafantasmi per sconfiggere gli avversari soprannaturali. Jules de Grandin. Jules de Grandin è un detective occulto creato da Seabury Quinn per Weird Tales, che appare in 9 storie tra il 1925 e il 1951. Si tratta di un medico francese ed esperto dell'occulto con delle somiglianze con Hercule Poirot. Il personaggio all'epoca era piuttosto celebre, al punto che è possibile che Robert Howard si fosse sentito dissuaso dal proseguire con le storie degli investigatori dell'occulto, dato l'ingombrante rivale. Assistito dal dottor Throwbridge, indaga come dottore detective sui misteri soprannaturali, che molte volte si rivelano l'opera di individui pazzi o depravati. Steve Harrison. Steve Harrison è un detective di città oltremodo massiccio creato da Robert E. Howard, l'autore di Conan il Barbaro. Egli è comparso per la prima volta nei racconti del 1934, Fangs of Gold e The Tom's Secret su Strange Detective Stories. Nella seconda storia, però, appariva con il nome Brock Rollins per scelte editoriali della rivista. La terza storia, Lord of the Dead, non viene pubblicata per la chiusura della rivista. La quarta, Names in the Black Book, viene pubblicata sulla rivista Super Detective Stories. Nel 1936 viene pubblicata Graveyard Rats, l'ultima mentre l'autore era ancora in vita. Negli anni 70 vengono riscoperte varie storie inedite come The House of Suspicion. Harrison possiede molte delle caratteristiche di Conan il Cimmero. Il fisico oltremodo possente, i capelli neri e gli occhi azzurri, la capacità di muoversi al buio come un gatto, un comportamento rozzo e violento che mal si sposa con i dettami della società moderna, anche se a conti fatti non disprezza la civiltà come il suo emulo barbaro. Nelle sue avventure si muove tra paludi, quartieri cinesi e cimiteri texani, contro individui avvolti in un'aura occulta che lo spingono a ricorrere alla sua primitiva indole barbara per sbaragliarli. In Zanne d'oro, l'irruente detective dà la caccia nelle paludi a un malfattore cinese che ha ucciso un connazionale derubandolo. Nell'acquitrino vi sono dei neri che effettuano riti voodoo e un folle assassino detto Gatto della Palude, che uccide su ordine del capo dei cultisti. Il suo nemico principale è Erlik Khan, il re di vivo capo mongolo di un impero criminale, un classico pericolo giallo alla Fu Manchu che ambisce a riunire tutti i clan criminali cinesi sotto la sua guida. Erlik Khan, nella mitologia mongola, è il dio della morte e del sottosuolo, padre di 18 figli che lo aiutano a portare sventura all'uomo. Curiosamente, Erlik Khan compare in Lord of the Dead, che viene pubblicato solo 40 anni dopo il suo sequel, Names in the Black Book. E così i lettori dell'epoca si trovarono a leggere continui riferimenti a una misteriosa avventura precedente che non potevano conoscere. John Kerouac. Il professor John Kerouac è un personaggio creato da Robert E. Howard come contributo al ciclo di Cthulhu di Howard Phillips Lovecraft. Kerouac viaggia per il mondo in cerca di informazioni. Nelle storie di Robert E. Howard appare in L'infestatore dell'anello e I morti ricordano, I figli della notte e Non scavatemi la fossa, in La casa fra le querce, un frammento concluso da August Derleth, e Dagon Manor, completato da C.J. Anderson. Il personaggio è legato a quello di Conan il Barbaro, siccome viene menzionato l'anello di Tod Amon. Spesso agisce con un certo John Conrad, al punto che le loro storie vengono chiamate spesso Conran e Kerouac. Duke de Richelieu. Duke de Richelieu è un personaggio creato da Dennis Wheatley che compare in 11 romanzi di Dennis Wheatley scritti tra il 1933 e il 1970. Quelli a tema soprannaturale sono The Devil's Ride Out, Strange Conflict e Gateway to Hell. Si tratta di un aristocratico avventuriero e occultista. Dr. Munsing, esorcista.
Il dottor Monsing è un esorcista e investigatore dell'occulto inventato dall'autore scozzese Gordon MacCreagh. Esploratore, avventuriero, appassionato di caccia grossa, dopo aver lavorato con i servizi segreti, si cimentò nella scrittura specialmente per raccontare i propri viaggi, tra i quali quello alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza. Il dottor Monsing è un uomo robusto e abbastanza alto, abbronzato per i molti viaggi. I suoi occhi dal colore indefinito fanno pensare alle conoscenze proibite in suo possesso. Egli opera come un vero e proprio esorcista e viene riconosciuto come competente dalla comunità in cui vive. Possiede doti da ipnotizzatore ed è un capace psicologo. Monsing opera come un detective per appurare la natura e la causa dei fenomeni soprannaturali e ha una conoscenza piuttosto scientifica dei fenomeni soprannaturali. Nel suo primo caso aiuta una famiglia nella quale una donna ha involontariamente evocato un elementale. In questa ambientazione esistono delle forze disincarnate che sono separate dal nostro mondo, ma con il quale possono venire a contatto se si attiva la giusta frequenza d'ombra. Queste entità sono di diverso livello di intelligenza e quelle più basse, come gli elementali, odiano in maniera innata gli umani che tendono a uccidere al pari di un rito tribale. Esse si manifestano come ombre e assorbono continuamente energia fisica dalle vittime per ancorarsi alle nostre vibrazioni d'onda e diventare più forti in questo mondo. Monsing aiuta la famiglia ad affrontare quest'odio astratto semimateriale. In questa ambientazione gli elementali sono spiriti al più basso livello evolutivo, senza forma, senza occhi e senza volto, che odiano gli umani siccome sono più evoluti di loro. Si manifestano nel nostro mondo come fantasmi e sottraggono vitalità alle loro deboli vittime per poter perdurare. Non paghi, finiscono per fare a pezzi le vittime le cui ossa sembrano rotte dall'interno. Dottor Martin Hesselius. Il dottor Martin Hesselius è un personaggio creato da Joseph S. Le Fanu. Hesselius compare in 5 storie dell'antologia In a Glass Darkly del 1872, che fu tra le fonti dello scrittore Bram Stoker per l'ideazione del personaggio di Van Helsing. In queste storie l'investigatore, un erudito medico versato in medicina metafisica, affronta con spirito analitico vicende al limite del paranormale, evidenziando le connotazioni soprannaturali. Il dottor Hesselius non è un indagatore professionista, ma possiede un'enorme collezione di documenti e un'ampia conoscenza di questioni occulte che gli permettono di pronunciarsi saggiamente su di esse e di operarsi con cognizioni di causa per risolverle. Viene indicato spesso come il primo indagatore dell'incubo della letteratura. Dr. Martinus. Dr. Martinus è un detective psichico creato da Victor Rousseau nel 1926. Si tratta di un ricercatore psichico olandese che vive a New York. Nella sua prima apparizione, Martinus e il suo assistente Eugene Branscomb devono affrontare una possessione demoniaca. John Thunston. John Thunston è un personaggio creato da Manly W. Wellman, le cui avventure vennero pubblicate da Weird Tales dal 1943 al 1951. Thunston è uno studioso e un playboy che indaga sui fenomeni soprannaturali. È un individuo grande e grosso, ferrato sul soprannaturale, che ha accesso a molte armi efficaci contro vampiri e licantropi, in particolare un bastone affilato che si dice appartenuto a St. Dunstan, oppositore del diavolo. Oltre ai fantasmi, vi erano creature inventate dall'autore come gli Shonokis, una razza preumana. Il suo principale nemico è lo stregone Rowley Thorne, che appare in varie storie. Nel 1988, John Thunston appare nell'episodio Rouse Him Not, nella serie TV Monsters, interpretato da Alex Cord. Anton Zarnak. Il dottor Anton Zarnak è un detective creato da Lynn Carter. Vi si riscontrano influenze da Jules de Grandin, Sherlock Holmes, Doctor Strange, anche Steve Harrison di Robert E. Howard. Zarnak agisce come consulente in materie occulte e risolve casi legati a mummie, vampiri e minacce indù. Flaxman Law.
Flaxman Law è un detective creato da Hesketh Hesketh Prichard e da sua madre Kate O'Brien Ryle Prichard, pubblicati a partire dal 1888 con lo pseudonimo Hatch Herron and E. Herron. Law apparve in una serie di storie ed è ritenuto il primo detective psichico, nonché il primo ad applicare i metodi di indagine razionale ai fenomeni soprannaturali. M.R. James definì Flaxman Law ingegnoso e di successo, anche se troppo tecnicamente occulto. Law indaga come detective specializzato sui misteri soprannaturali. Come un vero e proprio detective, fa uso delle proprie capacità analitiche per risolvere casi di matrice soprannaturale. A dispetto della sua professione, si tratta di uno scienziato dell'era vittoriana versato sull'occulto, il cui vero nome non viene rivelato nelle storie. I racconti venivano presentati come reali storie soprannaturali. In Italia le 12 storie sono state pubblicate dalla Count Magnus Press. Nel 2009 è uscita la storia The Improbable Adventure of Sherlock Holmes, nella quale Law indaga con Sherlock Holmes sul mistero di una casa infestata. Harry Dixon. Harry Dixon è un detective pulp fittizio ed è apparso in circa 200 pubblicazioni in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia. Harry Dixon viene pubblicato in Germania a partire dal 1907, inizialmente definito lo Sherlock Holmes americano, prima che venisse rinominato per evitare problemi con il copyright di Arthur Conan Doyle. La fama di Harry Dixon, infatti, in Francia era tale da rivaleggiare con quella di Sherlock Holmes e Arsène Lupin. Nel 1928 l'editore belga chiese allo scrittore Jean Ray di tradurre le storie in francese per la distribuzione in Francia e Belgio. In seguito Ray, stanco di tradurre storie di livello mediocre, iniziò a scrivere le sue versioni di storie. Le storie di Harry Dixon intrattennero generazioni di lettori. Siccome il loro autore era un maestro del genere horror, si trattava di casi più orientati al fantasy che al canone holmesiano. Nelle storie più famose, Dixon e il suo aiutante Tom Willis affrontavano il supercriminale noto come Professor Flax e sua figlia Georgette Cuvelier, alias il Ragno. In questa storia apparivano un gran numero di avversari soprannaturali, dei aztechi in templi sotterranei, mummie babilonesi, divinità indù assetate di sangue, donne con il potere di tramutare in pietra. Geese. Gregory George Gordon Green, meglio noto come Geese, è un ex poliziotto e poi investigatore privato creato da E. Charles Vivian con lo pseudonimo di Jack Mann tra il 1936 e il 1940. Questo detective, nelle sue avventure, finisce con il trattare fenomeni con connotazioni soprannaturali come antiche maledizioni, licantropi, culti druidici, leggende vichinghe, principesse egiziane reincarnate, streghe atlantidee e visitatori da altre dimensioni. Francis Chard. Francis Chard è un investigatore creato da A.M. Burridge. Chard e il suo assistente Torrance appaiono in 10 storie pubblicate nel 1927, raccolte poi in The Occult Files of Francis Chard, Some Ghost Stories, nelle quali appare anche un altro detective, Derek Sharp. Dottor Satan. Dottor Satan, il criminale più strano del mondo, è un uomo benestante che inizia a mescolare scienze e occulto, diventando un criminale pericolosissimo. A essere sinceri, il detective in questione sarebbe Ascot Kane, ma questi appare sempre come antagonista del più ben rilevante Dr. Satan. Dr. Satan è un vero e proprio supercriminale creato da Paul Ernst, che scrisse per Weird Tales dal 1935 al 1936 e che diede i natali all'allora famoso eroe pulp The Avenger, molto simile per stile a The Shadow. Per uccidere i suoi nemici utilizza risorse particolari come fiamme mistiche, bombe elettriche, bambole voodoo, raggi atomici e macchine soprannaturali. Kin è un detective geniale che Law ostacola assieme alla sua assistente Beatrice Dale. Gideon Fell. Il dottor Gideon Fell è un detective fittizio creato da John Dixon Carr. Compare in 23 racconti del mistero scritti tra il 1933 e il 1967.
Si suppone fosse basato su J.K. Chesterton, l'autore di Padre Brown. Viene presentato come un lessicografo o come un autore di una monumentale biografia sulle abitudini del bere in Inghilterra, che vive con la sua eccentrica moglie. La polizia si rivolge a lui per risolvere dei misteri, in particolare quelli stile camera chiusa dall'interno. E con questo è tutto. Lasciami un commento, sarò felice di risponderti. Noi ci vediamo al prossimo video!